Parliamo adesso di trasporti, lo abbiamo anticipato nei titoli di apertura, una cosa abbastanza paradossale perché l'ARST ha avuto delega dalla Regione Sardegna per rivedere la tratta ferroviaria che collega Nuoro con Macomer. Ci racconta tutto nel servizio il buon Maurizio Ciotola. Siamo col professor Lanza. L'idrogeno per attrazione ferroviaria può essere utilizzato, può portare a un risparmio e comunque a un impatto ambientale sicuramente nullo? Beh, ha un impatto ambientale sicuramente nullo se il centro del problema è, come dovrebbe essere, quello di decarbonizzare. Quindi se il problema è guardare i treni della Sardegna che sono alimentati a gasolio, evidentemente l'idrogeno non contiene CO2 e quindi da questo punto di vista è sicuramente un gran risparmio. Se fossero alimentati energia elettrica e quell'energia elettrica fosse prodotta da risorse rinnovabili sarebbe esattamente equivalente. Ecco, si parla del fatto che l'elettrico appunto per attrazione ferroviaria è un sistema collaudato ormai e probabilmente porterebbe anche a un suo sviluppo costi inferiori a quelli dello sviluppo con trazione a idrogeno. Io penso di sì, penso che la trazione elettrica naturalmente poi dipende, siccome il nostro problema, lo ripeto, è il tema della decarbonizzazione. Se guardiamo il tema della decarbonizzazione, il problema è come viene prodotta l'energia elettrica. Ecco appunto, in un combine l'energia elettrica prodotta da rinnovabili, quindi produzione di idrogeno, questo sarebbe una combine eccezionale e comunque sicuramente a bassissimo impatto ed ottima efficienza. Beh sì, è basso impatto dal punto di vista delle emissioni di CO2. L'idrogeno verde è quello che viene prodotto con energia elettrica rinnovabile. È una delle possibilità, certamente l'idrogeno sarà un elemento importante della decarbonizzazione, della transizione, non sarà la soluzione, perché la soluzione non c'è, bisogna semplicemente avere una pluralità di fonti con un unico problema davanti a noi, che è quello di decarbonizzare, che è veramente il problema più serio che abbiamo in questo momento.